Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua, sono le 12:29 minuti in questo istante, un minuto d'anticipo sulla nostra consueta scaletta ed eccoci di nuovo qua a chiudere una settimana di eventi, di impegni, di tantissime storie che abbiamo raccontato qui con voi in questa mezz'ora tutti i giorni in diretta a Facebook qui su Milano All News. Buon fine mattinata a tutti, buon pranzo che sta andando in pausa pranzo, insomma il pomeriggio del venerdì poi sappiamo tutti che dai, è un po' più corto, un po' più veloce, almeno così speriamo e ci auguriamo. Oggi parliamo di un tema davvero interessante, importante, in vista di una giornata tanto importante che sarà quella del 5 dicembre, in cui poi andremo proprio a vedere un evento di cui oggi parleremo. Parliamo di autismo oggi, parliamo di autismi, anzi, perché giustamente chi sta promuovendo questo bellissimo e interessante congresso ha capito che insomma la parola autismo non basta più, bisogna parlare di autismi e il tema è davvero sempre più importante, sempre più sul tutti ne devono poter parlare, tutti devono soprattutto comprendere di cosa stiamo parlando. E lo facciamo con una persona che appunto il 5 dicembre sarà a questo congresso. Parliamo di Mirko Gelsomini. Buongiorno, buongiorno Mirko. Buongiorno. Benvenuto. Ricercatore dell'Università del Politecnico di Milano. E lo diciamo subito, non è un ricercatore medico, cosa, ma è un ricercatore informatico, è un ingegnere informatico. Esatto. Poi capiremo durante la nostra chiacchierata come mai un ingegnere informatico ci viene a parlare di autismi, appunto. Partiamo allora da questo presupposto, cioè da questo punto. Autismi. Che cos'è l'autismo e quali sono gli autismi? Allora, l'autismo è genericamente considerato una disabilità intellettiva che ha origine normalmente entro i primi 3 anni di età e inficia diverse sfere, quali quella comunicativa, socializzativa, cognitiva e tante altre sfere che ovviamente dipendono poi da queste principali. È una malattia l'autismo? Facciamo domande proprio semplici per capire. Non è una malattia, il termine malattia normalmente è un fattore curabile in qualche modo, mentre è considerata proprio una disabilità. Non esiste una medicina per curare l'autismo, esistono dei trattamenti, esistono delle terapie, esistono dei trattamenti educativi per poter certo far sì che questi bimbi poi siano, persone in generale, siano più autonome nella vita di oggi. Ecco, parliamo di bimbi perché vabbè, sui bambini si comincia a lavorare, però in realtà ci sono, immagino, autistici tutte le età, no? Giusto? Esattamente. Si manifesta nella entro fase... i primi 3 anni di età normalmente, cioè si ha una diagnosi entro i primi 3 anni e poi ovviamente si parte con il processo educativo e dei trattamenti che poi segue l'individuo per tutta la sua vita. Mi dice appunto che è una disabilità intellettiva. È stata definita così. Perché alcuni di noi sono autistici ed altri no? Ecco, su questo ci sono come tanti... Come viene questa disabilità? Esatto. Allora, non sono medico, quindi sicuramente non posso andare così nel profondo, però di quello che sappiamo non si sa molto, nel senso che alcuni dicono che possa derivare dai vaccini, ma scientificamente non è mai stato provato, anzi è stato provato l'inverso, cioè che il vaccino non causa l'autismo. Alcuni altri dicono che può essere il fattore di smog, alcuni altri può essere un fattore genetico o di cause, diciamo, complementari a quelle che possono essere quelle dei genitori. Non si ha quindi una diagnosi, una causa ben definita. Ecco, quindi appunto è un tema molto importante, quindi perché insomma prima quando ti dicevo ma a che punto siamo? Dici, siamo ancora lontani forse dallo scoprire le cause, purtroppo anche sì. Perché mi dicevi appunto parliamo di autismi, cioè non c'è un autismo, quello è da manuale, anzi manuali alcuni ci sono hanno lo stesso, esatto, e continuano ad essere aggiornati perché fare una diagnosi anche di un bimbo autistico, esistono diversi manuali, alcuni più o meno certificati, più o meno scientificamente validi, e ogni manuale poi ti dà una categorizzazione che non è poi quella da finale. Quanti anni si è cominciato a parlare di autismo e a riconoscerlo? In realtà si parla da tantissimo tempo, addirittura tempo fa scienziati dicevano che la causa dell'autismo era il fatto che i genitori erano troppo freddi con i bimbi, banalmente. Poi pian piano è cresciuta, ovviamente è cresciuta anche la conoscenza dei nostri fattori, del fattore proprio del sistema nervoso, e si è cominciato a allineare comunque altri fattori. Quindi è da tantissimo, ma è da poco che in realtà se ne parla, è da poco che cominciano ad arrivare i primi dati.
Quando dici poco parliamo di un decennio, un ventennio massimo. Sì, sì, esatto. Giusto, esatto. Cioè proprio una cosa molto 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 giovane, molto studiata negli Stati Uniti, mi dicevi da dove arrivano i migliori manuali sul esatto. tema. Cosa andiamo a raccontare invece il 5 di dicembre? Cioè raccontaci bene allora dove e cosa e perché è importante raccontare questo. Allora il 5 questo. Di dicembre noi vorremmo sensibilizzare innanzitutto la nostra popolazione su questo tema, perché ancora, pur essendo che se ne parla tanto, ancora non è ben chiaro che cosa sia, pur essendo che oggi, ad oggi in Italia, pensate, negli Stati Uniti è 1 su 69 il bimbi con autismo, mentre in Italia siamo 1 su 250 circa. Ok. E se ne comincia a parlare, ma non si hanno le informazioni dettagliate, quindi abbiamo cercato di raggruppare gli esperti del settore per poterne parlare meglio, per poter sensibilizzare la popolazione. Appunto, lo diciamo, quindi il 5 dicembre dove possiamo venire a sentire? Cornaredo, a Palazzo della Filanda, okay. Piazza Libertà 54. E chi ci sarà a raccontarci un po', appunto, e farci capire meglio? Ci saranno degli esperti, come dicevo, a partire dai genitori, i genitori che per primi vivono questa esperienza con i loro figli, i genitori che hanno fondato poi successivamente delle associazioni per far sì che il bimbo possa vivere ed essere autonomo anche dopo la mancanza di loro stessi. Ci sarà una mamma a parlare di Giacomo, della sua esperienza con Giacomo, un bimbo autistico. Poi ci sarà Lucio Moderato, che è il direttore dei servizi diurni per l'autismo dell'associazione, della Fondazione Sacra Famiglia. E ci sarò io raccontando un po' anche delle tecnologie che ci sono oggi. Ecco appunto perché poi tornerei appunto un attimo su anche quanto in questo momento se ne parla tanto di autismo, e quindi capire del motivo e se è un bene o no che se ne parli così tanto, perché a volte magari vengono anche dette cose molto sbagliate, forse a volte è meglio tacere sì. invece di parlare. Esatto. Ed è per quello che ci sono questi eventi. Infatti, insomma, a volte soprattutto lo dico, noi giornalisti diciamo delle castronerie pazzesche, certo. Quindi è sempre meglio avere gente come voi che insomma giornalisti a che fare col tema, però come diceva uno, che ci azzecca un informatico, un ingegnere informatico con un tema così come la disabilità, certo. intellettiva, quindi con ovviamente una domanda provocatoria. Certo. Allora, che ci azzecca? Ci azzecca che noi pian piano col tempo, io facevo banalmente il volontario e l'istruttore in alcuni centri, e pian piano ci siamo resi conto che alcune di queste tecnologie, soprattutto quelle tecnologie assistive per esempio, quindi per la comunicazione, aiutano il bimbo a comunicare meglio, aiutano il bimbo a fare una selezione e a potersi esprimere meglio. Poi pian piano ci siamo resi conto che in realtà non aiutavano solo sui fattori di comunicazione, ma anche su altri tipi di apprendimenti, quindi sul valore sociale, sul valore cognitivo. Quindi pian piano sembrava che queste tecnologie fossero facili, ripetitive, anche engaging, quindi quei contenuti che ti attraggono e ti permettono sì. di farsi di imparare. Ripeto, poi il punto qual è? Noi non crediamo che la tecnologia debba essere usata autonomamente dal bambino. Okay. Cerchiamo, ed è anche grazie a questa serata che vogliamo far sapere alle persone che noi ci siamo un piccolo tassello all'interno di questa, di questa sfera in cui rientriamo supportando gli esperti, perché questo è quello che facciamo, non rimpiazziamo, non sostituiamo l'esperto, anzi cerchiamo di supportarlo attraverso delle terapie o dei sistemi educativi. Come appunto mi dicevi, no? Ricordiamoci questo, l'autismo non è una malattia, anche perché non è curabile, quindi è appunto una disabilità vera e propria, però si può fare qualcosa per aiutare la vita di chi ha questo tipo di disabilità. Di cosa ha bisogno un autistico? Allora, prima cosa è importante considerare che il bimbo con disabilità in ogni caso di suo ha delle abilità. Bisogna scoprirle, bisogna lavorarci per scoprirle, ed è su quelle abilità che normalmente si deve costruire un percorso, okay. per far sì che lui possa esprimersi nella società, possa includersi, essere incluso nella società e magari diventare autonomo, cioè anche banalmente sapersi vestire o andare a acquistare qualcosa al supermercato. Ecco, perché appunto prima dicevi autismi, ci sono proprio vari, cioè ogni caso è a sé stante, nel senso che si può dicevi che vengono classificati poi in alta e bassa e nei livelli di funzionamento. A livello di funzionamento, esatto, okay. cioè il basso, il medio, l'alto. Normalmente l'alto si crede che siano gli autistici geni, cioè che c'è anche questo stereotipo che l'autismo, okay, sì. allora è sicuramente un genio. No, ci sono quelli a livello funzionamento alto, in cui hanno un problema a livello sociale,
Allora, a quel punto, quelli che vengono definiti Asperger, allora in quel caso riescono a filtrare il mondo in una maniera diversa e ad essere geni in quella materia, in quella... Da cosa deriva questo mito appunto del genio che è autistico, però? Nel senso, per essere genio devi avere quel tipo di disabilità. Ti rispondo in un modo quello che diceva Apple, think different, cioè riescono a pensare diversamente, okay. Riescono a prendere il problema in un altro modo, trovare la soluzione in un altro modo e riescono ad applicarla, e quindi hanno una memoria magari a lungo termine, non so se conosci Rain Man, sì. O tutti quei film che si basano proprio sul fatto che l'autistico memorizza tante informazioni. Ma quello, ripeto, quelli sono solo alcuni piccoli casi, non si tratta di autismo in generale. Quando parliamo, quindi di cerchiamo questo. Di non mitizzare, esattamente, cioè, non è quello Jobs caso. Ad esempio, se ne sono sentite tutte, tante, che molti dicevano che fosse anche lui autistico, Einstein pure, Einstein, ecco, cioè, cerchiamo di non mitizzare, però esattamente, fatto, insomma, esatto. Ci sono quei casi, ma ci sono anche i casi che non sono autonomi, che quindi bisogna pensare di più, cercare di trovare delle soluzioni. Tutto lì che a che tipo di assistenza stiamo parlando? Cioè, quando dice non sono autonomi, fino a che punto? Ecco, possiamo parlare di autistici gravi, quindi quello che viene definito livello di funzionamento basso, in cui effettivamente non sono neanche in grado magari di processare diversi stimoli, processare diverse informazioni, quindi una luce anche troppo forte, un bagliore troppo forte, sì. un suono troppo alto potrebbero dar fastidio, quindi cadrebbero in delle stereotipie, quindi in quei movimenti continui, okay. Poi ci sono quelli a livello medio che invece in qualche modo riescono a processare alcuni segnali, e quindi da lì possiamo far partire delle terapie, dei approcci più educativi in quel senso. Ecco, tu ormai mi dicevi hai fatto il volontario, adesso poi appunto stai studiando proprio il discorso della tecnologia che possa, esatto, faccio proprio ricerca, in un certo senso, esatto. No? Proprio, quindi non sostituire ma aiutare. Che cosa hai, qualche risultato che hai visto qualche sul risultato campo? Allora, non so se voi conoscete la realtà virtuale, quindi la realtà in cui tu indossi questi occhiali, sì. E ti trovi in un ambiente immersivo. In quel caso, pur sembrando che sia un ambiente che priva il livello di socializzazione, sì. In realtà poi, essendo un ambiente talmente immersivo, fa sì che i bimbi possano migliorare i loro livelli di attenzione, l'attenzione selettiva, cioè guardando un minimo particolare, o l'attenzione sostenuta nel tempo. Per esempio, abbiamo sviluppato alcuni robot, questi robot erano talmente collaborativi, talmente amici di questi bimbi, che permettevano loro di collaborare insieme, quindi creare delle dinamiche di gruppo, socializzare insieme ed eventualmente anche poter cominciare ad esprimersi con i propri educatori, quindi con i terapisti e gli insegnanti. Come detto, se ne parla tanto di autismo ultimamente, se ne sente anche fin troppo parlare a volte, magari quando qualcuno ha in famiglia un amico che manda a scuola il proprio figlio per la prima volta, torna magari un po' spaventato perché magari le maestre gli dicono ma guardi, sarebbe meglio, certo. Un controllo, perché... Quando in realtà, come mi dicevi, comunque è un caso, sì, importante, ma parliamo di un bambino su 250, giusto, mi dicevi, esatto. In Italia. Cosa, esatto. Invece in America uno su 68. Uno su 68. Già comincia a essere un po' più alta come me. Ma sì. Uno su 250, cioè, veramente sfido. Io credo di aver avuto almeno 3 o 4 amiche che hanno avuto figli a scuola, tutti e 4, gli dicevano, ma forse sarebbe meglio, insomma. Quanto ormai c'è anche il rischio a volte di esagerare da una parte, e quanto invece il fatto di vederne così tanti casi è perché finalmente si riescono a vedere, oppure sono proprio in aumento i casi? Cioè, è questo che vorrei capire, cioè, ci sono più casi realmente, oppure semplicemente prima li chiamavamo un po' strani e adesso invece abbiamo dato una definizione a queste persone? Allora, la risposta in realtà è entrambe, le tre che mi hai dato, okay. sono entrambe risposte, perché il punto qual è? Il punto è che viene diagnosticato meglio, viene categorizzato meglio, e quindi in questo caso quelli che prima venivano definiti ritardo mentale, sì. Magari adesso appartengono alcuni, okay. Di quelli all'autismo, quindi ovviamente facendo in questo modo aumentano i casi. Dall'altra parte sembra che di suo siano aumentati i casi, bisogna ancora capire però quali siano le dinamiche, se effettivamente possa essere inquinamento o se effettivamente possa essere qualcos'altro. E poi successivamente l'idea è che grazie a questi trattamenti educativi, anche a volte, i bimbi possono veramente essere inclusi in questa società. Quindi quelli che normalmente si trovavano a casa oggi possono uscire e possono condividere l'ambiente che ci sta attorno. Ecco, cerchiamo anche appunto di non far prendere la psicosi invece a molte categorie che, insomma, ogni tanto mi sembra forse che esagero un attimino, insomma, un bambino un po' agitato a volte magari semplicemente, certo, un bambino un po' agitato, certo, sì. Mi da dire. succede certo, fare un controllo magari se viene suggerito più spesso lo farei, cioè, non fa male, non dici. Fa male, perché dici tanto non sono terapie invasive, okay. In quel caso, quindi è un questionario a volte intellettivo, di valutazione intellettiva, però certo non cadiamo in questa fregatura di ognuno di noi in qualche modo autistico o
disabili sotto qualche aspetto. Appunto il 5, quindi voi parlerete di tutti questi temi, a chi vi rivolgete come pubblico? Chi è che dovrebbe essere interessato a venirvi a seguire il 5 dicembre all'auditorium Filanda di Cornaredo? A che ora abbiamo detto? Alle 21, alle 9, okay. Un orario penso che vada bene per tutti, un po' dopo la giornata lavorativa. Chi sono gli insegnanti? Sono gli insegnanti che sono un punto di incontro tra i genitori che vivono questo problema in famiglia, i terapisti che cercano di creare dei piani personalizzati ad hoc, quindi prevalentemente sono gli insegnanti, ma sono anche i genitori e anche la popolazione che vuole essere sensibilizzata su questo tema e capirne di più. Anche perché credo sia un problema, una disabilità di quelle, io le chiamo disabilità invisibili, nel senso che, come dire, una persona sulla sedia a rotelle, uno la vede e magari, sbagliando, nel senso, ha una certa subito empatia diversa, quindi cerca di comportarsi quando magari invece sarebbe giusto comportarsi in realtà sempre in quella maniera, ma vabbè, esatto. Mi viene da comportarmi meglio in quel momento. Un autistico non me ne accorgo finché non ci parlo insieme o finché non vedo un atteggiamento strano. Un comportamento che potrebbe essere definito anomalo perché non rispetta le norme sociali. Infatti. È una bella domanda, nel senso che la nostra idea è proprio... Guarda, io ho avuto questa identica discussione, ad esempio, parlando con un'associazione di sordi. Che lo dicono noi, nessuno se ne accorge che siamo sordi, finché non ci parlano. Dici. E passiamo spesso a volentieri per cafoni perché non rispondiamo, mi diceva ad esempio, no? Cioè, ed è un problema per noi. Perché invece basterebbe piccoli accorgimenti, anche a scuola, basterebbe che la maestra non insegni dando le spalle alla classe... scrivendo alla lavagna e poi girandosi parlando, certo. Il bambino non si sente, il bambino sordo ad esempio non si sente discriminato, escluso. Come possiamo fare, appunto, mi dicevi, una bella domanda, ma come possiamo fare? Allora, innanzitutto capire di cosa si tratta, okay. Capire che se c'è un bambino che noi definiamo strano, in realtà è perché magari sta processando delle informazioni in una maniera diversa, okay. E questo non vuol dire che è un problema per la nostra sicurezza, anzi, cercare di capire cosa lui abbia bisogno, se magari preferisce che noi non gridiamo con lui, se magari preferisce che noi lo abbracciamo in qualche modo, questi sono alcuni accorgimenti che cercheremo anche di parlarne durante questa serata. Ecco, anche perché io vorrei che si sfatasse un mito, quello che c'è, gli autistici non sono persone violente, no, a prescindere, allora, cioè nel senso, può succedere, ma così come succede nelle persone neurotipiche, quindi quelle che vengono definite normali, ci sono alcuni violenti, ma in quel caso ci sono delle terapie contenitive. Non significa che un autistico è una persona violenta. Assolutamente. La violenza no, di certe risposte è data dalla personalità di ognuno di noi. Esatto, no? Appartiene proprio alla personalità. A prescindere dal nostro neurotipo, come li chiamate? Neurotipici. Esatto. Questa trasmissione è fatta in realtà per me, per imparare sempre qualcosa di nuovo, sono sempre contento. Banalmente il normodotato sta alla sedia a rotelle, il neurotipico sta alla disabilità intellettiva, quindi ecco. È questo. Ricordiamo allora, siamo quasi in conclusione, se avevi paura che non riusciamo a arrivare, invece ne abbiamo ancora di tanti da parlare, però vorrei ricordare appunto, diciamo, nel nostro percorso di questa mattina, ricordiamo bene la serata del 5 dicembre, dacci le coordinate giuste a casa per raggiungervi e allora, saremo in Palazzo La Filanda, in Piazza Libertà 64, Cornaredo. Non mancate perché è veramente una serata interessante che cercherà di fare rete. Il titolo della serata è Autismi, quale futuro? L'accesso è libero, completamente libero, quindi vi aspetto, numerosi comunque. Ecco, stiamo guardando anche la locandina, se ci ricordi appunto chi interverrà assolutamente. Corrado Bassi, che è il presidente della Fondazione Dopo di Noi, Lucio Moderato, direttore dei servizi per l'autismo della Fondazione Sacra Famiglia, ci sarò io raccontando, ricercatore del Politecnico, raccontando delle tecnologie al giorno d'oggi al supporto di questi bimbi, e poi ci sarà Elisa Fusaro, una mamma che racconterà la sua esperienza a tutti quelli che vorranno partecipare, spero anche voi. Ecco, c'è anche una specie uno spettacolo di assolutamente, infatti, io l'ho lasciato per ultimo, sarà uno spettacolo, si parla e basta, cioè, no. Ci sarà un po' di intrattenimento, giustamente. Lo spettacolo sarà di Federico Bassi, Solo con Luna, è uno spettacolo di equilibrismo, giocolerie e clownerie, quindi alla fine della serata saremo certamente tutti contenti di poterlo ci si diverte vedere. Anche si ride anche, quindi ben felici. Appunto è un tema importante, è una disabilità che
insomma, è tra di noi, cioè tutti i giorni possiamo avere, possiamo avere la fortuna una volta anche magari appunto di incontrare una persona autista che magari appunto ci può far capire anche meglio certe cose, capire insomma che il mondo non è necessariamente quello che vediamo noi, banalmente, cioè, il mondo è bello perché è vario, infatti, in ma poi non è detto, no? Che la nostra visione sia quella sempre corretta di quello che abbiamo davanti. Io invece però ti volevo chiedere come si può convivere con una disabilità del genere, sia dal punto di vista appunto del bambino o poi dell'adulto che verrà, sia delle famiglie, che insomma credo sia un tema abbastanza importante per loro, tanto appunto aver fatto una fondazione. Certo, allora io sono straconvinto che Elisa, quindi la partecipante a questo evento, vi darà i dettagli migliori, dato che lei ha vissuto con un bimbo con questa disabilità. Io credo che si può convivere facendo rete, facendo sì che i genitori non siano soli, costruendo una rete attorno a questi genitori per far sì che questi bimbi possano crescere quasi in maniera autonoma, eventualmente in maniera autonoma, e creare una società che ne sappia di questa disabilità e in qualche modo sappia coccolare anche questi bimbi e questi adulti del domani. Mi sembra che l'obiettivo sia quello di dargli più indipendenza possibile a queste persone, a questi bambini, sì, e poi persone, esattamente, poi adulti, perché giusto? Si pensa al dopo di noi, okay. Si ritorna la parola, la frase dopo, sì, di noi, sì, che appunto è un po' magari triste, nostalgica, però è la bisogna tua pensarci, realtà, è la tua è realtà. Natura in qualche la senso realtà, quindi si spera quando... che sia così, nel senso, esatto. Così, cioè, si spera sempre che insomma i genitori sopravvivano ai figli. La domanda sempre, qual no? È? La domanda è: quando il genitore verrà a mancare, cosa succederà a questi bimbi? Normalmente quello che succede è che vanno in delle, diciamo, dei posti di psichiatria, e quindi entrano in un percorso che non è forse neanche quello adatto a loro, perché loro stavano attuando delle terapie che erano completamente diverse dai posti. Sì. Quindi bisogna cercare di capire come la società può reagire a questo problema, perché il problema non è l'autismo, ma è il dopo di noi anche uno dei problemi. Okay. Cioè, come far sì che queste persone siano poi autonome nella società. Autonome, indipendenti il più possibile, cioè che sappiamo che ci saranno, certamente, alcune che saranno tranquillamente indipendenti e, ahimè, ai nostri occhi a volte sembrano un po' strane, appunto, però magari andando alla serata del 5 dicembre a Cornaredo riusciremo a capire anche, quindi comportarci di conseguenza, perché insomma mi viene da dire che il problema, come dire, è nostro, non è loro, mi viene da dire, no? Abbiamo più problemi noi altri a rapportarci con qualcosa che non sappiamo gestire. Il motto famoso: guardatemi male perché sono diverso, io riderò di voi perché siete tutti uguali. Ah, ecco, questa è bellissima, questa adesso ti chiederò di tenerla e la scriveremo qua sul muro della redazione, quindi io ti ringrazio. Benissimo. Ringrazio anche Enzo che ci sta seguendo in questo momento, che grazie, davvero ci sta facendo i complimenti, che c'è sempre interviste interessanti. Beh, Enzo, mi fai complimenti. Muovere, grazie mille, ma non solo le interviste che sono interessanti, sono le persone, gli ospiti e i temi che ci portano qua che sono interessanti, importanti, e che noi siamo qua a voler. Guarda, appena mi hanno contattato ho subito detto: venite a trovarci, voglio che ci raccontate di autismi, che ci aiutate a capire. Io voglio che il nostro pubblico sia più consapevole di quello che ha intorno e che venga aiutato. Quindi io vi invito ancora e chiedo ad Arianna di farci vedere la locandina il 5 dicembre alle ore 21, giusto? Confermo. Alla Filanda, l'ex Filanda di Cornaredo, questo interessante congresso, ma non è solo un congresso, non è solo una serata di chiacchiere, perché poi c'è anche uno spettacolo di clowneria, giocoleria e equilibrismo. Quindi, insomma, ci diverte anche. Tra l'altro, accesso libero, alla non fine, vorremmo mai una serata assolutamente completamente gratuita. Io organizzata appunto, l'organizzazione è la Fondazione Dopo di Noi e l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Cornaredo. Io ringrazio il Comune di Cornaredo, saluto, che so che ci segue spesso il sindaco Iuris D'Agostino, spero che ci stia seguendo anche questa mattina, siamo ben felici di dare sempre risalto alle iniziative che vengono fatte sul suo territorio, soprattutto quando poi sono insomma iniziative così importanti per aiutare il nostro pubblico. Lo dico ancora una volta, cioè queste iniziative, io ti ringrazio davvero Mirko, è per aiutare noi altri, cioè per aiutare, sì, a capire, a fare sapere, fare rete vuol dire anche essere coscienti, tutti possono fare la loro parte, quindi anche noi. Mirko, siamo in chiusura, allora l'appuntamento l'abbiamo dato, io sono molto curioso di scoprire quali tecnologie poi... Quindi... Sei invitato anche tu, sì, però io voglio... ti aspettiamo. Spero di riuscire a venire, ma soprattutto voglio rinvitarti qui, io voglio vedere qualcosa, mi devi portare qualche tecnologia per far capire a casa davvero i passi avanti che si fanno in questo mondo, per, certo, rendere insomma un po' più facile, mi viene da dire, la vita a chi magari è stato un po' più sfortunato, però insomma non deve per forza
rimanere sempre indietro. Esatto, proprio quello. Con poco si può fare tanto, come diceva una vecchia pubblicità, e credo che insomma, dirgli poco non credo, perché tanti anni che sono anni di studio alle spalle. Sì, sono un po' di anni, una decina sono diventati ormai. È poco. Ma va bene, l'importante diciamo, è che funzioni. Se qual sembra è il punto? Poco, vuol dire che ha funzionato bene, che è semplice. Esatto, esatto, minimale, minimale, però funzionale. Perfetto, sono ecco. Davvero Mirko, grazie mille, ci vediamo allora il 5 dicembre alla Filanda, ore 21, Cornaredo, con il, avete visto anche la locandina, Autismi, quale futuro, giusto, questo è il titolo della serata. Grazie mille, fai le congratulazioni anche a tutti gli altri che interverranno e alla Fondazione Dopo di Noi per la bellissima iniziativa, ci vediamo allora il 5 dicembre. Ciao. Grazie mille Mirko, grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito, grazie tantissimo dei commenti, dei like, dei cuoricini che avete messo sotto la nostra diretta, mi commuovete ogni mattina. Grazie mille, noi ci vediamo oggi pomeriggio ore 18 con l'informazione di Milano All News, questa sera in studio per voi Mayra Sosa, e noi ci rivediamo invece mercoledì, martedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto, arrivederci e grazie.